Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo facilissimo bracciale. Per questo progetto io utilizzerò un cotone numero 5 che lavorerò con un uncinetto numero 1,9. Poi utilizzerò delle perle con un diametro di 8 mm e poi ci servirà un uncinetto sottile che ci permetta di passare attraverso la perlina. Avviamo un anello magico. All'interno lavoriamo 9 punti alti. Sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle. 1, 2, 3. E poi lavoriamo 8 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbiamo un totale di 9 punti alti. Stringiamo l'anello. Adesso lavoriamo una catenella, allunghiamo un po' il filo, prendiamo la nostra prima perlina e con l'uncinetto sottile facciamo scorrere il filo attraverso la perlina. E la chiudiamo in una catenella, senza tirare troppo il filo. Vedete? Adesso lavoriamo 3 catenelle aggiuntive. 1, 2, 3. Entriamo nella prima catenella e chiudiamo con un punto bassissimo. 3 catenelle. 1, 2, 3. Entriamo nell'anello iniziale e lavoriamo un punto basso. A questo punto giriamo il lavoro. Filo sull'uncinetto, entriamo in questo cerchio che si è formato facendo attenzione di tenere il filo da questo lato, vedete? Noi entriamo in questo spazio e lavoriamo 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, vedete sempre facendo attenzione di entrare in questo spazio, 6, 7. Adesso ripetiamo una catenella, allunghiamo il filo, inseriamo la nostra seconda perlina la chiudiamo in una catenella e poi lavoriamo 3 catenelle aggiuntive. 1, 2, 3. Entriamo nella prima catenella e lavoriamo un punto bassissimo. 3 catenelle. 1, 2, 3. Entriamo in questo spazio, vedete, prendiamo solamente questo filo e lavoriamo un punto basso. E giriamo il lavoro. In questo cerchietto, facendo attenzione di prendere solo questo spazio, vedete, lasciamo questo filo sempre dall'altro lato della perlina e lavoriamo 7 punti alti. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. E ripetiamo. Una catenella. Allunghiamo il filo. Prendiamo la nostra terza perlina. Facciamo passare il filo attraverso la perla. La chiudiamo in una catenella e poi 3 catenelle aggiuntive. 1, 2, 3. Entriamo nella prima catenella e lavoriamo un punto bassissimo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Entriamo in questo spazio prendendo solo il filo e lavoriamo un punto basso. Giriamo il lavoro. Entriamo con l'uncinetto in questo spazio facendo attenzione di mantenere il filo dall'altro lato e lavoriamo 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vedete? Una catenella, allunghiamo il filo e inseriamo la prossima perlina. La chiudiamo in una catenella, mantenendo sempre un po' il filo morbido, non serve tirare, e 3 catenelle aggiuntive. 1, 2, 3. Entriamo nella prima catenella e lavoriamo un punto bassissimo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Entriamo in questo spazio, prendiamo solo il filo, e lavoriamo un punto basso e giriamo il lavoro. Carichiamo il filo sull'uncinetto, posizioniamo il cerchio in questo modo, entriamo in questo spazio che si è formato e lavoriamo 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vedete? E andremo ad ottenere questo effetto. E ripetiamo. Una catenella, allunghiamo il filo, inseriamo la prossima perlina. La chiudiamo in una catenella e 3 catenelle aggiuntive. Entriamo nella prima catenella e lavoriamo un punto bassissimo. 3 catenelle. Entriamo in questo spazio, agganciamo solo questo filo e lavoriamo un punto basso e giriamo il lavoro. E di nuovo 7 punti alti.
e proseguiamo. Concludiamo l'ultimo motivo con 9 punti alti, come abbiamo fatto per l'inizio, dove appunto abbiamo lavorato 9 punti alti. Anche nell'ultimo terminiamo con 9 punti alti. A questo punto tagliamo il filo.